Ciao a tutti, oggi vi faccio conoscere l'Alpine Restaurant all'interno dell'Hotel Europa di Cortina d'Ampezzo. Contatti vero, però contatti interessanti. Le spezie che praticamente condiscono tutto, quindi non c'è sale, delle polveri da zero, partendo da quella che è la, diciamo, trasformazione della materia. Quindi noi abbiamo una linea di oltre, diciamo, 200 spezie create da noi. Allora qui abbiamo burro con polvere di gambero rosso di Mazara, pomodoro, polvere di alghe e polvere di cerfoglio. Cremosissimo questo burro, cremosissimo, e questa polvere di acciughe e di alghe veramente gli dà una punta di salinità che lo rende davvero goloso, eccellente. Vente e cantine Toblì. Fantastico. Davvero molto buono. Lampone gli dà la giusta acidità, poi si sente la mineralità data dalle uova, poi questa croccantezza data dal biscotto. Allora si sente la dolcezza data dalla marmellata, la croccantezza data dal canapè, poi questa salinità data dal formaggio, con questa nota fresca. Perfetta, croccantissima, e poi questa nota dolce e salina data dalla salsa di soia con il sciroppo d'acero. Davvero fantastico. Crudo di ricciola in tridimensionalità di mare, marinato con plankton, polvere di alghe, nota di polvere di alici di cetara. Si sente la mineralità data dal pesce comunque crudo, e poi questa nota fresca data questo brodo di arancia. Adesso assaggiamo anche questo, davvero un'esplosione di gusto. Verdicchio ai castelli di Jesi, tra Livio, Sartarelli produttore, 2019. Mineralissimo, davvero eccellente, veramente. La nostra idea di risotto, la nostra... cottura del risotto bello, al dente, perfetta, questa morbidezza data da questo crudo di mare, poi la salicornia che gli dà la giusta nota salina, e poi naturalmente questo gusto balsamico dato dal zafferano, davvero massimo. Ovviamente quando il piatto merita, scarpetta. La crema di pomodoro d'atterri. Orecchiette strepitose, dolcezza del pomodorino, la croccantezza dei pinoli, la freschezza data dal limone e poi anche questa nota sempre fresca data dalla menta peperita. Davvero eccellente, ma soprattutto si abbina tutto quanto molto bene. Rostiti con fagiolo. Sarei di parte, perché comunque la scanola alla napoletana ha fatto con i capelli, così mi piace un casino. Questa qua è veramente fatta, veramente molto bene. Morbidissimo, delicatissimo, ricorda veramente una polpetta. Poi si sente questa croccantezza data dalle nocciole delle mandorle, questo crumble. Assaggiamo. La composta serve a ripulire un segnato. Perfettamente, facciamo via. L'anguilla è la mia passione, quindi la assaggiamo. Non ricorda assolutamente l'anguilla, ricorda questo gusto quasi la salsiccia, veramente fantastica, buono, gustosissimo, morbidissimo in bocca, mamma mia, eccellente, una cosa meravigliosa questa mandorla. Assaggiamo le coltine. Ci sta bene anche la nota croccante data appunto dalle carote. Piatto complesso, ben equilibrato, studiato veramente molto molto bene, dove si sente appunto la croccantezza, la morbidezza, il salato, il dolce, fantastico. Sono veramente questi piatti qua opere d'arte, non sto scherzando. Vino nero del Valle d'Aosta, produttore Octin. Qui abbiamo un leggero passaggio in barrique, non più di...
E poi l'abbinamento con questo vino rosso, leggermente barricato, leggermente acidulo, che pulisce la bocca. Quindi per tutti quelli che dicono che col pesce si beve vino bianco, no, assolutamente no. Risposta negativa, si beve anche del buon vino rosso. Cin cin. Una ciambella di pasta asciugo. Beh, pasta asciugo, freschissima, fatta bene. Si sente questa bella crema al cioccolato e poi la croccantezza delle mandorle.